Ciao! Ho trovato questa viuzza un po' tranquillina. In questo momento ci troviamo tra Torre Angela e Torre Gaia, leggermente fuori dal raccordo. Questo video sarà un esperimento perché mi è venuta in mente un'idea un po' probabilmente malsana, pazza, forse senza senso. Però sono fiduciosa. Ti spiego un attimino com'è nata. Niente, in poche parole, mentre cercavo dei possibili luoghi per girare dei video nella capitale, mi sono imbattuta nella mappa di Roma e ho notato che a Roma ci sono più di 120 kebabberie. 120, le ho contate, sono tante. 7 delle quali si chiamano Alibaba. Perché si chiamano tutti Alibaba? Questa cosa mi incuriosisce a tal punto che mi sono detta: basta farsi domande, ci gira un video. Dato che devo fare comunque una cernita, no? Non posso includere anche dei kebabari estremamente fuori dal raccordo perché sennò diventerebbe impossibile gestire tutte le tappe. Questo qui si chiama Alibaba Kebab e Indian Food. Io non so come so tutti questi Alibaba. Cercheremo di provare anche il più famoso di Roma che già conosciamo. Li confronteremo, magari scopriamo un nuovo Alibaba sorprendente, che ne so. C'è scritto nuova gestione. Su Google c'era la foto con l'insegna, c'era scritto Alibaba. Sono arrivata, manco ci stavano gli orari, ho incrociato i dita, ho detto: Giulia, ti prego, fa che sia aperto. 4,50. Carinissimo il ragazzo, ho detto: ma senti, ma toglimi una curiosità, ma si chiama ancora Alibaba questo posto? Sì, però voglio cambiare nome perché abbiamo cambiato gestione. Molti posti si chiamano Alibaba ma sono tutti diversi, noi non siamo egiziani, siamo turchi, quindi voglio chiamarlo Istanbul Kebab. Ok, va bene, però per ora ti chiami ancora Alibaba. Ho offerto il falafellino iniziale. Il falafel era buono. Io giudicherei pure se mi danno o no il falafel regalato. Cucina pulitissima, un kebabaro pulito. Ha acceso lo spiedo, l'ha riscaldato, l'ha brustolito. Piadina, un pochettino bianchina, anemica. Me l'ha scaldata, mi ha detto: ma te la scaldo la piadina? Ho detto: beh sì, magari un pochino sì, così la facciamo incroccantire. Non si è incroccantita. Erano 3 mesi in mangiavo un kebab. Dopo oggi non li vorrò più vedere. Pollo e tacchino, cipolletta per iniziare. Ma te, sei uno di quelli che quando si va più al kebab chiede con o senza cipolla? Per me la cipolla è proprio must. Se ce l'hai al forno pure meglio. Salsettina allo yogurt fatta da loro, con spezie, senza aglio, pepe. Giù, hai fame? Madonna, sono una sola scusa. Qua sono pure la beata vergine che veglia su di me. Ti posso dire che questa cosa delle melanzane al forno che si sciolgono in bocca è la manna santa. Poi col cavoletto rosso che ti dà quel crunchy. Ottima sorpresa. Peccato per la piadina, poteva essere un po' più abbrustolita. Gentilezza DOP, falafel buono, me l'ha offerto come sempre, come vuole la tradizione. Ti danno il falafel, non mi hanno dato il falafel dei 3 giorni fa. La cosa interessante è che vedendo su Google il posto ha poche recensioni, 13, tra cui diverse negative. Però io per quello che ho mangiato, la pulizia, la cortesia e il prezzo si difende benissimo. Ma mi è arrivata la punta di menta. No, ma qua la giornata è lunga. Ci spostiamo al prossimo. 3 chilometri. Io direi di avviarci. Non mi sento molto pronta. Questo video è bello impegnativo a livello calorico, eh. Sarà problematico con la palestra. E sto bella carica perché il primo kebab, troppo inizierò a scaricare le mie batterie, inizieranno ad esaurirsi. Ho trovato la seconda tappa, stavolta c'è scritto Alibaba, negozio di kebab, H24, siamo su via Prenestina. Ikea, vassoietto, è stato stragentile, posso dirtelo. L'unica cosa che devo notificare è che mi è passato il vassoio che è sotto. È un po' unto. Ho preso il piccolo, 4,50 euro, aveva qualcosina di differente, nonché anche melanzane fritte, zucchine fritte, le ho viste belle croccantine, direi di andare all'apertura. È bello grosso, 4,50 piccolo, si difende. Andiamo.
Avverto, non ti vorrei dire una cavolata, qua un po' di... può essere che l'abbia brustolato. Oh, questo è quello che voglio vedere io nei kebab. Sì, fatemeli belli abbrustoliti questi kebab. Sarebbe curioso capire se le piadine le fanno loro, non credo, perché avevano i bustoni quelli grandi o comunque hanno un buon fornitore. Devo dire che si difende bene anche solo visivamente parlando. Direi di procedere all'assaggio. Stavolta mi sono presa pure tè al limone zero per cercare a tutti il minimo. C'è ancora la cipollotta cruda di quello prima. Ho fatto mettere pure i peperoni arrosto stavolta. Io non sono amante dei peperoni, perché mi digerisco. Cioè, una di quelle cose tipo il tartufo di scarsa qualità, no? Che continuo a fare tutti in oltranza. Tranne se mi togli la buccia, che è la parte che me li rende poco digeribili. Quindi la prima cosa che mi è arrivata è lo schiaffo di peperone e la croccantezza, mamma mia, di queste zucchine fritte. Madonna mia, quanto sono buone. Qua si sta un po' a scomporre. Infatti, vedi, non è chiuso tanto bene perché la piadina si è un po' rotta. Non è gommosa, però guarda che belle, guarda che lucentezza. Salsa yogurt. Un'altra cosa che io evito nei kebab sono le patatine fritte. Se ci metti le patatine fritte è come piace una pizza con i fiusti e le patatine, che te la puoi prendere massimo a 15 anni per schimicata puoi prendere. E nel kebab io utilizzo la stessa filosofia, non ci metto le patatine fritte, stavolta ci ho messe perché erano marinate in una salsa yogurt fatta da loro. Pessima idea, sono tremende, sono crude. Tutto il resto è armonioso, buono, mi piace, unto. Stavolta niente cipolla, vado a pagare, ti faccio vedere quanto ho speso. Pagato 6,50 con la bibitina, insomma 4,50 euro. Non male in termini di condimento. La piadina un po' troppo forse secca, quindi si sbriciolava tra le mani. Sotto questo punto di vista si può migliorare. Lì dentro il posto non mi è piaciuto particolarmente, anche a livello di organizzazione rispetto al primo, un po' più confusionario, meno pulito. E poi quella cosa che mi ha dato il vassoio e me l'ha passato e ho toccato, ho fatto: è unto. Passiamoci al prossimo Alibaba, sto tour di Alibaba, ma dove mi porterà? Da zona Prenestina, dove siamo, ci spostiamo in zona Collatina orientativamente. Alibaba, burger kebab, una recensione, zero foto. Mi piacciono le avventure. Questa è la canzone d'eccellenza per i viaggi e le avventure. We walk 500 miles and we walk 500 more. Ma guarda, siamo vicino alla metro. Qui si fornitura per molti food pornari che hanno attività imprenditoriali a sfondo culinario. Questa era troppo cattiva, Lo sapevo, una recensione. Te pare che dovevo via sola. Alibaba però, potevi pure aprire. Che stai a fa? Che perché sei chiuso? Perché Google? Torniamo ad Adasha. Forniti della virtù meno apparente. Tra 200. Tra tutte le virtù, la più indecente. Questo video praticamente mi costa di più di benzina che di kebab, perché tanto il kebab non è che mi costa tanto. Giulia, ma perché c'hai avuto questa idea che non è che c'ha molto senso? Non lo so. Perché no? Ma perché tutti i kebabari si chiamano Alibaba? Alibaba, i 40 ladroni, le mille e una notte. Curiosa sta cosa. Geco, non c'è il Merio? No, c'è Geco là. No, io voglio il Merio. Dimmi se vuoi che un domani, un giorno, magari torno a Napoli e mi faccio tutte le pizzerie che si chiamano Ciro, no? Cioè, mi devo trasferire per 2 settimane a Napoli. Siamo in zona Casalbertone e qua c'è una delle discoteche più frequentate, che io detesto, il Cube, con questa mucca assassina fuori. Cioè, quando mi capita di venire da queste parti, tipo di sabato sera o di venerdì, mi manca l'aria. Ma come siete quelle discoteche che hanno la musica reggaeton? Ma qua roba proprio stracommerciale, che con quel ritmo ripetitivo, e qua parcheggiatori abusivi il sabato sera proprio a manetta, posti di blocco a manetta. Ecco perché Giulia preferisci stare in cameretta a fare le tue cose. Te sei tipo da discoteca o sei un po' più tipo da magari uscita con amici, tranquilla, a far festa con loro? No, la discoteca no, ci sarò andata 3 volte in vita mia, non è andata mai abbastanza bene. Non ci tornerò. Qui c'è kebabone, abbiamo già visto in un video, che ti lascio linkato qui sopra, se puoi recuperarlo. Un ottimo kebab a Roma, però non si chiama Alibaba, quindi niente, oggi non ti voglio, oggi per me non esisti.
preso kebab, noi ci siamo spostati in zona Arco di Travertino per la prossima tappa, che sarà il kebab Ali Baba, famoso di Roma, visto e rivisto nei video di, boh, non lo so, 10 youtuber differenti. Io ancora non ho portato perché non mandate portarlo. Pretesto questo video. Siamo tornati da Torpignatta, non ci abbiamo messo niente, in macchina super veloci, 4,50 euro, kebab, non potevo neanche scegliere la dimensione, sto prendendo sempre le piadine, perché per me il kebab si mangia con la piadina, no, col panino, che potrebbe essere interessante, però a me piace la sugnata alla piadina, no, tutto con panatico dentro, un po' più piccolino, 4,50, io ho pagato 4, non 4,50, forse mi ha fatto pagare 4,50 perché ho pagato con carta, vabbè, c'era scritto 4, ma non mi ricordo che mi ha fatto pagare, nel frattempo ho guidato, c'è stato il panico, mi sono dimenticata tutto. Anche qui, solita scelta, mais, pomodoro, insalata, cavolo cappuccio, verza bianca, salsa piccante, salsa non picchiante, salsa yogurt, salsa non picchiante. Questa piadina sembra la piadina che compri al supermercato. Poco abbrustolita, anzi un pochettino floscia pure, guarda. Tutti i kebabari che stiamo provando in questo video hanno lo spiedo di pollo e tacchino. Finora non ho trovato nessuno che offrisse a disposizione il manzo, ma lo vedremo con il prossimo. Sento un gusto acetato qua. Eppure dentro non ci ho fatto mettere elementi sott'aceto perché non impazzisco. Cavolo cappuccio marinato, credo sia marinato. Un po' di mais. Il gusto della carne non mi arriva, non me ne è messa neanche troppa. Riproviamo. Qua c'è molta, molta piadina accumulata per la chiusura. Mi arriva quasi un retrogusto di rapa. Elementi sott'aceto che vanno a coprire molto il gusto della carne, che comunque è una carne delicata perché è pure il tacchino. Non è neanche una questione di mais. Nonostante tutto, carne ben abbrustolita. Ah, una cosa mi sono dimenticata di dirti. Nei primi due posti che abbiamo visitato hanno la macchinetta automatica elettrica per tagliare la carne del kebab. E sta cosa un pochettino mi fa piangere il cuore. A me mi piace quando piano il coltellazzo e me la tagliano bella spessa, no? Che sono loro a dosare quanto. Invece con la macchinetta automatica viene sempre un po' troppo sfilacciata. Questo per ora, se proprio ti posso dire, quello che mi ha entusiasmato di meno. Un po' più economico, poi economico no, perché comunque ho pagato 4,50 euro. Nonostante dentro ci fosse scritto 4 euro piadina e 4,50 panino. Per me è un no, neanche la cipolla mi piace. Non lo so, manco te lo faccio assaggiare. Ti rovini proprio la bocca. Su Google, 244 recensioni, media abbastanza alta, sì. Non mi è piaciuto. Ci spostiamo a quello che per molti è il king dei kebabari a Roma. Per me no, nonostante ci ho fatto le peggio schimicate con amici, ci sarò venuta una cinquantina di volte. Però è curioso più che altro scoprire nel video dei kebabari che si chiamano Ali Baba, se Ali Baba è veramente il kebab più buono che c'è. Con nome sì, perché per Roma, per quanto mi riguarda, c'è di meglio, come abbiamo già visto in passato in altri video. Secondo falafel del giorno. Oh, finora solo due falafel, ma che è sta cosa? Falafel da Ali Baba non mi fanno impazzire. Questo è il cibo. Sacco di scelta come sempre. Preso il kebabino ad Arco, qua sotto c'è sta il parcheggio multipiano dell'ATAC, in teoria dell'ATAC, dove ci fece il video Cicaloni mesi fa. Chissà se sono passati a sistemare un po' la situazione, non lo so, perché c'è sta cosa che finché uno non fa i video e giustamente non fa notare il degrado, i piani inferiori stanno ridotti super male. Serve un cicalone in ogni città dell'Italia. Nel frattempo mangiamo sto kebab, va. Hanno alzato i prezzi nel corso degli anni, ovviamente adeguamento prezzi da parte di tutti, 6 euro il piccolo. Un tempo il piccolo, ecco, di Travertino 4 euro, però inevitabilmente sono aumentati un po' ovunque. Io direi di fare una cosa comoda. Agilità zero, fatemi fare qualcosa di super statico, come fate arrampica. Cucina a vista, belli spiedoni, ampissima scelta a livello di condimenti interni. Loro sono sempre molto cooperativi, organizzati, ti mettono a scaldare sulla piastra le piadine. Ognuno ha la propria ala sulla piastra, quindi sa che se il kebab te serve Gianni, ad esempio, lui c'ha un quarto di piastra, Francesco ce n'ha un altro. Insomma, non si svegliano mai a dare il kebab. Falafellino, grazie, apprezzato. Poi gratis, non era sto granché, però vabbè. Madonna mia, dai, però io volevo fare una cosa. Io volevo fare la sciabolata di Link, di Zelda. Andiamo al lato positivo, possiamo vedere bene il condimento. Lo so fatto fare con manzo, pomodoro, patate piccanti, salsa al sesamo e un po' di salsa bianca. Sento un sacco l'odore del pomodoro fresco. Piadina, loro pure. Piadine a manetta, niente male di base, non particolarmente abbrustolita. Qui un pochettino più colorata, qui sempre il solito discorso, bagnadiccia, umidiccia, andiamo.
Infatti, la cosa che mi piace di Alibaba, di Arco di Travertino, che tra l'altro ne hanno due quasi attaccati, sono la stessa famiglia, ho richiesto conferma, però ho potuto notare nel corso degli anni che questo a livello qualitativo per quanto riguarda il kebab lo preferisco rispetto all'altra sede che è a 100 metri di distanza. La certezza di questo kebab è la scelta del condimento, perché secondo me la carne non è particolarmente entusiasmante anche a livello di gusto, ti può dire bene e ti può dire male. Oggi non è male, devo dire, in passato, soprattutto le ultime volte che ci sono venuta, ho riscontrato molta grassezza, quel genere di grasso che non riesco a mandare giù e devo magari sputare in un fazzoletto. Però non è il caso di oggi, giudichiamo quello che capita oggi. Manzo, quindi non eccessivamente magro, puoi scegliere pollo o puoi scegliere di fartelo misto, quindi metà manzo e metà pollo. 3-4 condimenti da aggiungere alla versione piccola, che però in quanto piccola è un po' scarsa a livello di quantitativo di carne rispetto al condimento stesso. Sì, oggi sta a fa un casino. Diciamo che per quanto mi riguarda, per persone della zona ha senso, perché è uno di quelli aperti comunque costantemente, soprattutto per i notturni. È tra quelli che si difende meglio, secondo me, a Roma. Non il top, ripeto, per me c'è di meglio in giro, però magari non ci veni da altra parte di Roma. Provai un kebab, mentre ci spostiamo al prossimo, provai un kebab a Palermo, Munir, anni fa, l'avevo già accennato in un altro video, non so, palermitani, siciliani, confermatemi se è ancora buono. 5 anni fa, forse ti trovo anche una foto. Tu non hai idea di cosa fosse quel kebab. Mi ha cambiato la vita. Da quel kebab tutti i successivi provati non erano mai all'altezza. Allora, penultima tappa. Ci spostiamo in via Appia. Andiamo a provare un altro Alibaba, va. Ce la faccio più. Capirai! Trovalo parcheggio sull'Appia, trovalo. Calcola, sto iniziando ad avere dei crampi intestinali. Non credo sia per il kebab, ma perché ho il ciclo. E quando hai il ciclo, i crampi intestinali sono particolarmente intensi. Diciamo che girare questo video dei kebab proprio durante il periodo di mestruazione non è proprio il massimo, però vabbè. Aspetta, che se non ricordo male, accanto al Russell, dietro quel chioschetto, ci dovrebbe essere... Ma quello! Ma quello è il meglio! Ho parcheggiato la dacetta comoda, come sempre, devo pagare parcheggio, a pettina. Io ogni tanto lo ribadisco, non mi sta a pagare l'app. Calcolo della sosta, 1 euro, inizia sosta. Poi mi regolo io, cioè se finisco prima la tolgo prima, risparmio i soldi, il parchimetro non mi frega gli spicci. Siamo arrivati a Piazzale di Roma, qua al parchettino, panico sta zona. Sporcizia, sempre presente in questa meravigliosa città. 5 euro piadina, uno dei peggiori per quanto riguarda l'aspetto. Pochi ingredienti, molti raggrinziti e poco invitanti. Piadina rispetto a quella che abbiamo provato in zona Torpignattara, dimensione uguale, però un po' più ciotta di circonferenza. Me l'ha scaldato sulla piastra, vediamo se è croccante. Piadina l'ho vista quando l'ha aperta, c'era una di quelle piadine proprio poco invitanti, infatti. È acido, l'odore, si sente un odore molto acido. Mi sa delle patatine fritte, che stavolta ho detto stavolta ce casco, niente patatine fritte. Spiato di pollo anche qui, piattissimo, nulla di sorprendente. Ho fatto mettere un tocco di freschezza stavolta. Mettimi un paio di cetrioli, dai, che a sto punto mi sciacquo pure un po' a bocca dopo tutti sti kebab. La piadina bocciatissimissimissima, è proprio di gomma, è cruda, guarda, è letteralmente cruda. È collosa, un tipico kebabaro che se ce l'hai sotto casa e non c'hai nient'altro e c'hai voglia di una cosa zozza, 5 euro li spendi, però dimenticabilissimo. Da notare la differenza tra il primo morso super verace del primo kebab, però il giudizio è sempre lo stesso, nel senso, distinguere la qualità è automatico, al di là della fame e dell'appetito che può venire meno dopo 3-4 kebab. L'unica certezza a Roma sono i nasoni. Ci voleva, l'acquetta. Mamma mia, mi sento proprio appesantita oggi. Lascia Sandero, durata sosta, mancano 23 minuti, no? 10, 60 centesimi, 10. Già risparmiato, guarda. Ultima tappa, Alibaba, via Cicerone. Dov'è? Voglio morire. Lo vedi qui, città del Vaticano, Roma Centro. Che bello. Sono così felice di andare vicino a Piazza Cavour. Pensate se è disastrosamente pessimo questo kebab. Le canzoni di Pino Daniele mi fanno poco prendere bene.
pure quelle meno famose, eh. Questa canzone mi rappresenta specialmente nel traffico di Roma. E vuoi essere chi vuoi, uscito fuori da casa mia, so pazzo. C'ho il popolo che mi aspetta e scusate vado di fretta, napoletani perdonatemi. Io lo so che sono un errore, nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare perché so pazzo. Ah, guarda quanto è stretto, e so pazzo. E non ci voglio parlare. Arrivati. Qua c'hanno pure Alibaba Supermarket, hanno fatto proprio un grande business. Allora, lo scontrino l'ho lasciato a casa. 5 euro ho speso per questo kebab che... De prima acchito, sono entrata dentro, si sentiva un odore di olio esausto, di frittura fortissima. Pochissimi ingredienti, infatti ci ho fatto mettere dentro giusto un po' di cipolla. La piadina è quella del supermercato, si vede. Almeno me l'ha brustolita bene, me l'ha scaldato in un forno, praticamente non sulla piastra. Fa tutto in piadina. Il 70% dei kebab di Alibaba provati hanno tutti lo stesso spiedo all'ingrosso, tutti uguali, proprio la fotocopia, lo senti perché il gusto è ripetuto all'infinito. Ma non perché io abbia preso sempre carne bianca, quindi pollo e tacchino misto, avevano solo quella a disposizione, anzi quest'ultimo aveva uno spiedo che era carinello, piccolino, mi hanno fatto quasi tenerezza. Pollo senza infamia e senza lode, insalata iceberg che non sa di niente, un po' di salsa piccante. È arrivata la salsa piccante. Stavolta c'aveva i patatini fritti, io ne volevo mettere. Sono fresche? Sì, sì. Tutto fresco da noi, va bene. Meglio di quelle iniziali, sì, sicuramente. Vabbè, le patatine fritte sono proprio una cosa da schimicata notturna. Regà, posso dire una cosa? Non voglio più vedere kebab per i prossimi 2-3 mesi almeno. Oh, siamo qui davanti a Camillino, carino, lui che se la vede. Veglia un po' su di me in questo momento e ammira il cielo plumbeo dall'altra parte della corte di Cassazione. Questo video è stato un po' un esperimento personale. Mi sono detta, oh, aggiù, ma come mai una cifra dei kebabari si chiamano Alibaba? Ma proviamoli, no? Molta mediocrità generale in questi kebab provati. Forse il più entusiasmante è stato il primo, Alibaba d'Arco di Travertino, che è sempre una garanzia, nel senso è un kebab che se provi sai di andare sul sicuro, ma non è particolarmente sorprendente per quanto mi riguarda. È un po' un'istituzione per quelli della zona, quindi una certezza continua. Ti saluto perché adesso proprio un'impresa d'addio devo fare. Dato in bagno, credo, non lo so cosa devo fare. Stanotte è drammatica, è proprio drammatica. Penso così, ragazzi. Mi trema tutto perché sono in posizione di scotto da un pochino. Oh, niente, non ho resistito. Della teoria dei gracchi, stavo in zona, un gelato che ricordo molto buono. Ho preso crema di pinoli e pera al caramello. Proprio la frutta vera. Guarda i pezzi di pinoli, mi sto a rifare la bocca, Dio santo, quanto è buono! Ma di che stiamo a parlare? Godo. Dopo tutta sta cipolla.